Siamo qui per proseguire il percorso che è iniziato al Teatro Brancaccio e per provare a realizzare quello che secondo noi sarebbe una cosa fondamentale per questo paese, cioè una lista unitaria della sinistra alle prossime elezioni politiche, basata su una convergenza delle varie forze che si trovano oggi alla sinistra e su una convergenza su temi comuni. E partendo da questi temi, appunto, la capacità di costruire una lista che possa competere con un proprio progetto autonomo per il paese alle prossime elezioni politiche. Noi pensiamo che questo sia il momento molto importante. Molte compagne e molti compagni che fino a ieri non avevano ancora, diciamo, realizzato quanto fossero devastanti le politiche neoliberiste portate avanti sia dal centrodestra ma anche dal centrosinistra e in particolare dal PD, hanno deciso di stare dall'altra parte della barricata, di passare con tutti quelli e tutte quelle che non da oggi avevano considerato i vari interventi delle politiche del PD nel solco delle politiche del neoliberismo. Quindi oggi abbiamo una grande occasione, costruire tutti insieme l'alternativa alle politiche neoliberiste del centrodestra, del centrosinistra e al qualunquismo del Movimento 5 Stelle. Cosa si aspetta di Fondazione Comunista da questa assemblea? Ma da questa assemblea ci aspettiamo un confronto franco, anche se gli eventi che si sono succeduti nelle ultime settimane lasciano intendere che c'è un processo che non mi sembra molto diverso da altri processi di unità un po' coatta e bisogna invertire la rotta. Io credo che l'unità della sinistra il Brancaccio la debba realizzare fuori dal Brancaccio e debba provare a connettersi con quelli che quotidianamente hanno messo in campo momenti di lotta e di contrasto alle riforme del lavoro, della buona scuola, delle pensioni e non con quelli che le hanno votati. Siamo ancora distanti dall'avere una proposta politica che possa avere un risultato per i soggetti che vogliamo rappresentare. Mi sembra questa in atto una proposta abbastanza settaria che guarda soltanto a un piccolo pezzo di ceto politico che tende a erodere un piccolo pezzo di elettorato del Partito Democratico. Mi sembra abbastanza insufficiente per pretendere di unire la sinistra o meglio ancora le vertenze e le istanze che la sinistra dovrebbe rappresentare.